E continua questa lunga ma interessantissima ed emozionante giornata all'Oasi Campagnola di Marino di Piave. Avete visto le tre miss, le tre ragazze sorridenti che allietano praticamente le fatiche di questi corridori dopo il loro arrivo, quando dovranno salire sul podio. Un primo piano di Leonardo Filippi, ma in precedenza avete visto Jacob Dorigoni, corridore che l'anno scorso ha conquistato il tricolore tra gli allievi al secondo anno e al debutto ovviamente in questa categoria. Sì, perché qui stiamo parlando degli juniores. Avete visto il sorriso delle tre miss, abbiamo detto, Melissa, Sara e Silvia, ed ora i sorrisi di questi ragazzi si spengono perché dovranno affrontare 40 minuti veramente intensi sul tracciato predisposto dagli organizzatori del gruppo sportivo Verso l'Iride. Una società questa che ha un passato storico, ce lo ha ricordato Gigi Narder, che ha conquistato per merito di Leonora Patuzzo un titolo mondiale su strada tra le juniores ad Agua Caliente in Messico nel 2007 e due titoli europei su pista grazie a Giulia Donato e a Beatrice Bardelloni. Ma torniamo alla gara odierna, vedete con il numero 83 un atleta che si fregia del titolo italiano. Si tratta di Alice Maria Arzuffi, titolata nella categoria donne under 23. Partono anche le atlete delle categorie amatoriali, avete visto la tricolore del gruppo sportivo Spezzotto Bike Team Chiara Selva, e poi fa parte di questo gruppo di partecipanti anche una vecchia gloria del ciclismo al femminile, Lucia Pizzolotto, che ha voluto rientrare in gara, soprattutto lo fa molto volentieri per quanto riguarda il ciclocross. Sono partiti anche gli amatori della fascia 2 e della fascia 3, quindi tante gare in un'unica partenza, seppur divisa a scaglioni. Abbiamo visto la maglia tricolore di Giuseppe Dalla Grande, un personaggio ormai notissimo in ogni luogo dove si svolga una gara di ciclocross. E siamo ora all'osservazione in quel tratto particolarmente duro che viene guardato anche da corridori che parteciperanno più avanti. In testa in questo momento avete visto Mauro Caneva della Cadezzate, seguito da Davide De Bellis e poi via via tutta la lunga fila di atleti, ricordiamo juniores, che daranno vita a questa importante prova. Abbiamo visto Dorigoni, Molinari, Smarzaro, Bassani, insomma tutti atleti che hanno il potenziale per chiudere con una vittoria questa gara. Con il numero 11 era Andrea Menichetti della Sorgente Pradi Pozzo ed ora con il 14 è Giulio Bettiol della San Fiorese, che ha un piccolo ritardo. Siamo ora all'osservazione delle donne open, vedete in testa Nicoletta Bresciani seguita da Nicole Dal Santo della Trentino Rosa e da Anna Oberparleiter, atleta della Carraro Team, che è più adatta, o meglio la sua specialità è il cross country. Poi abbiamo riconosciuto la Giovanna Micheletto, Chiara Galimberti e via via tutte le altre. Qui vediamo con il numero 62 Alessia De Bellis, ma poi qui ormai le categorie si sono mischiate, abbiamo riconosciuto anche Silvia Pollicini con il 72 della Cadezzate Guerciotti. Qui con il numero 68 è Silvia De Piaz, già campionessa italiana, e poi la tricolore tra le donne amatori, Chiara Selva. C'è anche il passaggio di Giuseppe Dal Grande, l'avete visto, mentre qualcuno deve fare i conti con la bicicletta accidentata. Ma tra poco passeremo la linea ad un'intervista importante, quella Gigi Narder, che ci ha ospitato qui all'Oasi Campagnola. Gigi Narder, non si muove foglia che Gigi non voglia, si potrebbe dire, riportare al giusto merito questo detto popolare. Oggi Gigi Narder ha organizzato una manifestazione importantissima qui in una oasi, quella della Campagnola, insomma qui è
un vero spettacolo. Le gare sono in corso, una prova del Trofeo Triveneto che è, potremmo dire in questo caso, veramente un fiore all'occhiello per tutto il circuito. Io penso che questo sia un fiore all'occhiello di tutto il ciclocross italiano, perché un posto del genere è meraviglioso sia per i ciclisti, sì, i crossisti e anche per quelli che vengono a vedere. Ci sono ristorante, c'è tutto, poi la famiglia Mariotti ci mette anima e corpo e fantasia e poi anche denaro, quindi noi riusciamo a fare di queste manifestazioni a altissimo livello. Poi a dire, vieni qua Sabrina, questa è la factotum della gara, dell'organizzazione, di tutto. Quindi io con lei mi trovo benissimo e insieme, più lei che io, riusciamo a fare una grande manifestazione così. Gigi Narder ci ha raccontato quello che vuol dire Sabrina per quanto riguarda questa organizzazione. Io aggiungo cosa vuol dire tutta la vostra famiglia. Siete una potenza economica, ma anche una potenza per portare su questi luoghi così belli tanti tanti sportivi. Una famiglia di sportivi che lavora per lo sport. Sì, una famiglia di sportivi, di ciclisti soprattutto. E abbiamo sì, la Francesca Cauz, mia figlia, che ha sempre corso inizialmente con Gigi Nardar, con il GS Versoliride, da esordiente, primo e secondo anno, allieva primo e secondo anno, juniores primo e secondo anno e anche da elite primo anno, poi si è passato ovviamente con correre con le professioniste e quindi oltre a lei anche in famiglia noi, il papà era un ex ciclista, lo zio un professionista, i miei fratelli Fabio e Stefano tutti ciclisti, mio papà Mariotto Mario ha corso in Belgio, Lussemburgo, quindi più di così. Avete nel DNA la bicicletta, possiamo dirlo? Sì, bravo, abbiamo nel DNA e facciamo tutto finché possiamo per il ciclismo, diamo la possibilità ai ragazzi di correre e di organizzare gare, finché ci riusciremo, ecco, avremo il tempo, la voglia e anche, sì, dal punto di vista di trovare sponsor, ecco. Il Calinferno, l'albergo, i ristoranti, le pizzerie sono da sempre un punto di riferimento per i ciclisti, indipendentemente, voglio dire, che siano coinvolti nelle vostre organizzazioni o meno, l'Hotel Calinferno lo conoscono tutti e tutti ne fanno uso. Sì, l'Hotel Calinferno e anche la pizzeria e il ristorante della Sabrina, io la uso. La uso nel senso buono da quando ho cominciato col ciclismo junior, perché con le allieve esordienti non è che serviva, ma quando ho cominciato a avere le junior ho sempre parcheggiato da queste zone qua, sia come mangiare, qualche volta lei mi dava una mano all'inizio per tenere le ragazze in ritiro, quindi io mi sono sempre trovato veramente bene con questa grande famiglia, perché questa è una grande famiglia, con grandi possibilità e c'è di tutto qua. Grande famiglia, soprattutto grande famiglia di sportivi, è proprio il caso di insomma. Io quando dico grande famiglia, dico grande famiglia di sportivi, sono tutti fratelli, sorelle, tutti quel giorno che noi, hai visto oggi, abbiamo fatto la gara, erano tutti presenti, tutti erano qua, le sorelle, fratelli, roba, tutti presenti. Ma ritorniamo all'osservazione della corsa, ricordiamo molte sono le categorie che stanno lottando per conquistare la vittoria in questo quarto trofeo Calinferno, una manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Verso l'Iride di Gigi Narder, coadiuvato naturalmente da tutta la famiglia Mariotto che ha messo a disposizione non solo premi ma anche la location, questa splendida location. Con il numero 17 vedete un atleta della Cadezzate, è Alessandro Covi, già campione italiano su strada nella categoria esordienti, secondo alla Coppa d'Oro, atleta che sta iniziando adesso a gareggiare nel ciclocross dopo un'intensa attività su strada. Intanto avete visto il tricolore Giuseppe Dalla Grande che ha preso il largo e qui un nostro amico con il numero 24
Paolo Perini della Altain di Bolzano. Altra atleta che sta naturalmente crescendo, dovrà continuamente migliorarsi nelle prossime gare, con il numero 72 a livello femminile, è la Silvia Pollicini. Suo fratello è giunto quarto nella gara esordiente. Avete visto un'altra atleta che potrebbe essere definita di casa, visto la vicinanza di Narderra al gruppo sportivo ciclistico di Cadenzate. Stiamo parlando di Alessia Verrando, un'atleta ligure che gareggia su strada per la Valcar e che d'inverno il ciclocross lo pratica con la scuola ciclismo Cadenzate Guerciotti, una delle società più attrezzate a livello tecnico per quanto riguarda appunto lo svolgersi di questa attività invernale. Siamo ormai sulla dirittura d'arrivo e mancano pochi secondi alla conclusione della gara, e qui vedete con il numero 93 Aldo Mares, primo nella categoria fascia amatori 3, e che precede Chiara Selva, leader nelle donne amatori. Ma vincere la gara juniores, lo avete visto, è Davide De Bellis davanti a Christian Buttò e a Mauro Caneva. Una quarta posizione per Rudy Molinari e poi in quinta Jacob Dorigoni davanti a Daniele Smazzaro e a Michele Bassani. Nel momento in cui transita il primo della corsa vengono fermati tutti gli atleti, ma attenzione perché ora l'osservazione è nella gara riservata all'amatori fascia 2 ed è il tricolore Giuseppe Dal Grande che ha ragione di Flavio Zoppas. Tra le donne nella gara open successo di Nicoletta Bresciani davanti ad Anna Oberparleiter. Ora le interviste. Nicoletta, un bel successo, il secondo della stagione, insomma sta andando forte. Sì, oggi sono riuscita a cogliere la mia seconda vittoria, sono contenta anche perché sono caduta due volte, sono riuscita ugualmente a recuperare l'Oberparleiter e ho vinto. Quindi una avversaria importante hai battuto quest'oggi. Sì, oggi sì, l'Oberparleiter comunque a livello cross country molto forte, anche a livello ciclocross. Sono molto felice e questa vittoria la voglio dedicare a mia nonna e mio cugino che sono appena usciti dall'ospedale. Secondo posto che ti lascia soddisfatta o amareggiata? Un po'. Però la Nicoletta va veramente forte nel ciclocross e quindi sono contenta. Tu sei più forte nella mountain bike, vero? Sì, la mia disciplina è quella, quindi però oggi è andata bene, io sono contenta e anche se ero vicina. Un lampo tricolore, come dice Alessandro Brambilla, sul traguardo quest'oggi di questa importante gara che vale per il trofeo del Triveneto. Sì, è stata una gara tiratissima e a due giri dalla fine pensavo mai di non farcela perché Giuseppino aveva preso 100 metri di vantaggio. Poi ho detto provo e ho visto che mi avvicinavo, lui forse aveva pagato un po' lo sforzo fatto inizialmente con Zoppas sempre a ruota. E non pensavo neanche di spuntarla in volata in quanto Zoppas è molto più veloce di me, ma sicuramente è arrivato stanco. L'hai stroncato? Sì, diciamo che forse, questo non lo so, dovrebbe dire lui. L'ho portato stanco perché è molto più veloce di me, pensavo appunto che mi battesse. Comunque sono contento, ho confermato la leadership nel trofeo aumentando i punti di vantaggio. Davide De Bellis dal Friuli, qui in Veneto per vincere la tua prima gara quest'anno? Sì, la prima gara e sono molto contento perché è arrivata dopo una mezza delusione, quindi fa bene per il morale e per le prossime gare molto importanti. Adesso appunto bisogna continuare con questa forma dimostrata oggi su questo circuito molto molto interessante. Sì, la forma sta iniziando ad arrivare, speriamo che, dato che c'è appuntamenti importanti, di avere anche la testa giusta per affrontarli al meglio. Christian Buttò, hai buttato via la vittoria quest'oggi. Ho buttato via, però complimenti a Davide, ha corso veramente bene, faceva di quei scatti sui rettilini che facevo fatica a stargli dietro, però complimenti a lui, anche se è un primo anno, spero che faccia bene in futuro. Complimenti anche a te comunque. Sì, grazie, grazie mille. Allora, terzo, soddisfatto? Ma non tantissimo, speravo di far meglio, una caduta all'ultimo giro mi ha un po' frenato, però andata bene così, domenica prossima andrà meglio. E a questo punto siamo sul podio con i sorrisi dei primi tre classificati e soprattutto di Davide De Bellis, che ha conquistato così anche la maglia di leader della classifica. Stessa cosa per Giuseppe Dal Grande,
che ha confermato maggiormente il vantaggio che ha nella classifica rispetto agli avversari. Podio per quanto riguarda le donne con Nicoletta Bresciani, Anna Oberpleiter e Nicola Dal Santo, che indossa invece la maglia di leader. Lei corre per la Trentino Rosa Anima Nera. Podio anche ovviamente per le donne amatori. Chiara Selva è anche leader davanti a Paola Magnago e a Lara Torresani. Ultimo podio, quello dell'amatori fascia 3 con Aldo Mares.